This edition of iItaly New York is brought to you by In this week's episode, City, two directors and Italian culture in New York City. Stefano Albertini interviews Giorgio Van Straten. Dolce Vita, not only pasta. Giovanni Rana and family donating to those in need in New York City. Event. Bridge Book Award at Calandra Institute with Domenico Starnone and Quinto Antonelli. Siamo nel giardino della Casa Italiana con Giorgio Van Straten, che da luglio regge l'Istituto Italiano di Cultura di New York a Park Avenue. Ci conosciamo da tanto tempo perché nel 2000 Giorgio Van Straten vinse il premio Zerilli Marimò for Italian Fiction con il suo romanzo memoir Il mio nome è Memoria. Giorgio Van Straten, nonostante questo nome non italiano, è molto italiano. Ma partiamo da lì, parliamo da dove viene questo nome. Allora, mia famiglia è una famiglia di origine ebrea olandese, è venuto in Italia mio nonno per motivi di lavoro, lavorava in una ditta che si occupava di assicurazioni sul trasporto delle merci, quindi lo mandarono in un porto importante che era Genova, ed è lì rimasto. E in questo libro era, appunto, abbiamo detto, un memoir ma raccontato come un romanzo, perché è una saga familiare che inizia dai tempi di Napoleone, pensa poco, che si conclude con l'Olocausto. Era una storia bellissima, mi cercò un parente e mi disse: guarda, te sei l'ultimo che si chiama Van Straten dall'inizio. L'inizio era questo, c'era cioè l'occupazione francese dell'Olanda, arrivando Napoleone dall'emancipazione agli ebrei, che fino a quel momento erano discriminati, e gli dice: però voi dovete scegliervi un cognome, perché all'inizio dell'Ottocento, essendo un mondo molto chiuso, non aveva un cognome, non gli serviva. E quindi a quel punto a me mi è venuta voglia di ricostruire tutto questo percorso familiare da questo mio antenato, direi fino a me mi pare appunto 7 generazioni. Alcune cose si sapevano, altre non si sapevano. Io il libro l'ho fatto tutto su fonti cartacee, mentre invece poi nel frattempo è venuto fuori certo. Internet e lì ho trovato molte tracce di altri parenti. Dal 10 luglio abbiamo detto direttore dell'Istituto Italiano di Cultura e diciamo per la prima volta mi sembra che è stato nominato un manager di cultura, un dirigente di istituzioni culturali. Le esperienze di Giorgio Van Straten in Italia hanno spaziato fra alcune delle istituzioni culturali più prestigiose: Palazzo delle Esposizioni, Scuderia del Quirinale, Maggio Musicale Fiorentino, Consiglio di Amministrazione della RAI. Cosa porti di queste esperienze di manager della cultura nel tuo lavoro a New York? Io spero proprio questa molteplicità, cioè penso che un istituto di cultura non debba scegliere un filone privilegiandolo rispetto agli altri, perché se il compito è promuovere la cultura italiana è ovviamente l'arte, la letteratura, il cinema, il teatro, la musica. Come faccio a promuoverla? Ovviamente io ho uno strumento che è l'Istituto Italiano di Cultura, il quale è in primo luogo un gruppo di persone che lavorano, certo. Poi è anche un luogo fisico, con moltissimi limiti, diciamo, dimensionali, di spazi, e quindi da questo punto di vista alcune cose si possono fare lì, altre cose non si possono fare lì, altre si possono anche fare lì, ma forse è meglio farle da qualche altra parte. Faccio un esempio, diciamo, per tutti, mettiamo l'arte, ok? Allora, se io sulla base di questo individuo un progetto grosso, ambizioso e bello di una mostra, io vado a parlare con chi può fare una mostra così.
vado a parlare al Metropolitan, vado a parlare a Free Collection, vado a parlare al MoMA e vedo chi è, può essere interessato a questa cosa, no? Qual è la cosa secondo te che non si è fatta abbastanza? C'è un settore della cultura italiana che è stato negletto o che in Italia è avanzato molto e che bisognerebbe riportare sotto i riflettori o far conoscere? Beh, io penso che soprattutto c'è una cosa che è più difficile, cioè, ed è tutta la parte della cultura che ha molto a che fare con la lingua. Perché ovviamente, come posso dire, la musica, l'arte hanno, diciamo, utilizzano strumenti comunicativi che sono identici. Penso che, per esempio, non c'è scritto da nessuna parte che si debba sempre fare tutto in inglese. Non c'è nemmeno scritto da nessuna parte che si debba fare tutto ovviamente in italiano. Però se io chiamo un mio collega scrittore a fare una cosa all'Istituto di Cultura, a me sembra un delitto fargliela fare in inglese, anche se parla bene inglese, perché il suo strumento di lavoro è la lingua italiana. Un altro tema di dibattito e anche molto di polemiche spesso è all'interno delle nostre istituzioni il posto che occupa la cultura italo-americana. L'Istituto Italiano di Cultura storicamente, non dico negli anni recenti, ma prima la considerava una cosa un po' a parte. La Casa Italiana, non per merito mio, ma era già così l'impostazione anche che ha voluto la nostra fondatrice, è stata inclusive, nel senso che dire qua si fa cultura italiana, la cultura italiana comprende anche la cultura italo-americana. Qual è il tuo parere su questa questione? Fa parte della cultura italiana, fa parte anche della cultura italiana e fa parte anche della cultura americana. Ed è la cosa interessante, no? Sarebbe sbagliato pensare che le comunità italoamericane o addirittura degli italiani di più recente immigrazione sono i miei interlocutori. No, perché io devo promuovere la cultura italiana e anche la cultura italoamericana verso gli americani. Certo. Allora, abbiamo detto che sarebbe stata una conversazione, poi alla fine mi rendo conto di averti fatto un po' il terzo grado. E allora per le pari opportunità ti do la possibilità di fare a me una domanda. Se tu mi dovessi dare, e penso tu ci abbia tutte le condizioni per farlo, un consiglio, dato che, voglio dire, conosci questa città infinitamente meglio di me, che cosa mi suggerirei? Su moltissime cose mi sembra che vediamo proprio in maniera molto simile. Quello che io sto cercando adesso ultimamente di pormi come obiettivo, che magari potrebbe essere un obiettivo comune, è quello di approfittare di questa grande apertura di credito che abbiamo, di questa grande simpatia che c'è per la nostra cultura, ma per cercare di spingere più in là rispetto a quello che gli americani già conoscono dell'Italia. Quella credo che sia la nostra sfida per il futuro. Che esiste una cultura, ad esempio, dei fumetti che è straordinaria, non cose per le quali immediatamente l'americano scatta l'idea dell'Italia, però forse quelle sono direzioni nelle quali ci potremmo muovere. Mi pare una bellissima idea. Grazie. Check out La Dolce Vita. Ciao. Dollaro per ogni piatto di pasta signature che dai nostri ospiti verrà scelto dal menù. Quindi un grande dono oggi, 100.000 pasti ed un rapporto continuativo fino all'ultimo giorno dell'anno. Io presento i due miei meravigliosi cavalieri. Il suocero e il marito, i miei insegnanti, il mio tutto, perché hanno avuto un'idea meravigliosa e spetta solo e solamente a loro illustrarla, un'idea d'amore e di gusto insieme. Un'idea che ci è venuta quando abbiamo pensato alle persone che hanno un po' meno fortuna di noi e di molti altri e abbiamo pensato di investire con attenzione quelle che sono le nostre risorse. In questo caso abbiamo donato 100.000 pasti alle persone meno fortunate di questa città. È stata un'idea di Antonella, un modo per dire ciao a tutti coloro che ci amano in questo paese. Cosa è significativo? Cosa conta? Abbiamo pensato alla tavola,
a luogo di incontro, che in questo paese è meno popolato, meno frequentato che in Italia, e abbiamo pensato: perché non proviamo a portare su quella tavola un po' più scarna, meno frequentata dalle famiglie, qualcosa che li possa riunire? Da qui alla Food Bank il passo è stato molto corto, è un'associazione estremamente seria, sana, forte, trasparente. In pratica verranno distribuiti dei prodotti dell'azienda, ma oltre a questo faremo una cosa ancora più carina. I piatti che questa sera verranno presentati dai migliori chef destinatari del mondo della pasta negli Stati Uniti verranno poi messi all'interno del nostro menù ed ognuno di loro produrrà un piccolo dono ancora a queste famiglie, raccogliendo ulteriormente fondi per queste persone meno fortunate. Tracciato tutto quello che accadrà all'interno del ristorante, e per noi sarà anche modo di rappresentare la trasparenza che viviamo tutti i giorni. Noi facciamo prodotti alimentari e la cosa più importante per noi è di far vedere quello che mettiamo, oltre che amore, all'interno dei nostri prodotti. Quindi l'essere aperti a tutti e lasciare che le persone capiscano di che pasta siamo fatti. Tutta la mia nuora ha tirato questa festa veramente, che veramente è la festa della pasta mondiale. Oggi abbiamo scelto la pasta rana, diremmo, proprio negli Stati Uniti, che veramente, che fino a 3 anni fa non pensavamo di essere in questo meraviglioso paese che ci ha accolto con un grande fervore, perché abbiamo avuto un successo insperato, ma naturalmente abbiamo messo la nostra arte, la nostra bravura, la qualità, e gli americani hanno subito apprezzato questa nostra capacità di poter fare un prodotto all'altezza, e veramente è stata una grande soddisfazione. La cosa più bella è che noi non ci sentiamo degli chef, noi siamo dei pastai, e quindi questa è la casa di tutti coloro che vogliono darci, con le loro idee, con la loro passione, con la loro armonia nel mondo della pasta, la possibilità anche per noi di pensare in maniera diversa. Credo che sia una vocazione, una missione e una passione. Sono 3 cose importanti, perché rappresentano quello che mio papà è riuscito a trasferire in me. Io ho la fortuna, sfortuna, di essere un figlio unico che ha trovato però una moglie fantastica, e quindi noi ci completiamo nel nostro essere unici, ma nello stesso tempo uniti da un principio comune, quello di costruire attorno a noi più bene che possiamo. Noi veneti, quando si parla dell'America, noi diciamo andiamo in America. E noi, mi ricordo quando, appena finita la guerra, che c'erano i miei compaesani che venivano in America a lavorare, andiamo in America, quando si dice America, adesso che sono venuto anch'io e ho fatto un'azienda in America, questa è stata una grande soddisfazione. Il merito è di mio figlio Gianluca, perché è mezzo americano, però lui è molto, ama molto le tradizioni americane, così, ma anch'io stesso mi ha trascinato. Io ho fatto l'Italia e mio figlio ha fatto il resto del mondo. Buona pasta. Coming up next, our exclusive event. This is a wonderful opportunity for us to present a new award. 2 Italians are awarded here, and 2 American writers are awarded in Italy for fiction and nonfiction. And we have 2 wonderful writers. We have Domenico Starnone, and we also have Quinto Antonelli, which are 2 names, be it in history or in fiction, that everyone should know in Italy. This is, I think, an occasion to say something about Baronessa Zarelli Marimò too, because this
you know, this is a kind similar to Premio Delle Marimò. Well, and in fact, when that prize first started 16, 17, 18 years ago, I was actually one of the first jurors. First of all, she was a wonderful person. She had a wonderfully infectious laugh. So no matter what kind of mood you were in when you met the Baronessa, she was always smiling, and she always had a good and fun, positive story to tell. What she did was, together, her economic prowess and ideas, together with Stefano Albertini's ideas and energy, created the Center for Italian Studies that is, if not one of the best, perhaps the best outside of Italy, short of one or two Italian cultural institutes. Italian in the United, in New York especially, will live on because of what the Baronessa did, or as we also called her, Mariuccia. Questo premio, che si chiama The Bridge, crea un ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti, e l'abbiamo pensato perché la nostra fondazione, insieme alla Casa delle Letterature di Roma, che l'ha ideato, voleva creare proprio un ponte in un tema che è quello della letteratura, e non solo la narrativa, ma soprattutto la saggistica, perché attraverso la saggistica si riesce a capire molto di più il paese opposto. E noi abbiamo pensato questo premio nella traduzione, perché la traduzione è ovviamente un elemento fondamentale per poter comprendere il linguaggio dell'altro. Come diceva Starnone, che è uno dei vincitori, ha fatto una metafora bellissima sul ponte, e il ponte è fondamentale anche per le parole. Quando parli crei un legame, ed è lo stesso, è quello che noi vorremmo fare adesso con questa traduzione, cioè creare un legame tra i due paesi che ancora oggi non si comprendono completamente. Questa storia intima della Grande Guerra vuole essere una storia vista dal basso, vista attraverso le lettere dei soldati semplici, ma vuole essere anche una complessiva storia della Grande Guerra italiana. Da un altro punto di vista vuole anche però, come dire, essere innovativo sul piano della metodologia storica. Prevede insomma un coinvolgimento dello storico stesso. Insomma, io scrivendolo mi sono trovato molto coinvolto. Cosa vuol dire tradurlo per il lettore americano? Credo che sia una sfida per il traduttore. È un'antologia di lettere intime, di lettere familiari, scritte da questi soldati che spesso non sapevano scrivere. Fanno uno sforzo enorme, è un'impresa difficoltosa per loro, insomma, scrivere, e quindi scrivono in un italiano molto popolare. Ognuno di questi è autore in qualche maniera, sperimenta insomma con la lingua. An award that it was meant to connect to cultures and to countries. Part of the award consists on funding for the translation into the opposite language, so that readers in both countries are able to access these books. This is the mission of our foundation, this connection between the two countries and to improving the understanding of each other and of each other's culture. Romanzo che ha vinto. È la storia di una crisi che però si risolve positivamente. I due coniugi tornano insieme, ma questa apparenza di positività nel giro di poco tempo dal punto di vista narrativo, è un tempo lungo dal punto di vista del tempo che passa, si rivela un inferno.
cosa significa portarlo a un lettore americano. Che il libro sia tradotto è una buona cosa, quindi noi abbiamo bisogno di traduzioni. Le traduzioni portano il nostro lavoro altrove, e quindi è molto positivo. Il libro poi è un libro da un lato molto italiano, cioè racconta la situazione della famiglia in Italia e come è cambiata dagli anni 60 a oggi. Dall'altro lato il tema, credo che sia un tema comprensibile per tutti, il tema di fondo è se il perdono, quando uno degli elementi della coppia sgarra, se il perdono risistema le cose, rimette ordine, o se è solo un coperchio messo su una pentola che bolle e che a un certo punto esploderà. Coming up on next week's episode: People, Giovanotti, Music in the Italian Language at the Italian Cultural Institute. City, Swing with the Lady Vet at Casa Italiana Cirilli Marimo. Dolce Vita, Enrique Rocca, A Tavola with a Venetian Heart and Passion. Event, Laura Baldrini and Pietro Grasso at the Italian Consulate in New York City. Parlo italiano. Io 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 parlo italiano. La musica parla italiano. Tell me if I got it right, please. Okay. Just like that. Okay. Well, let's do like three in a row. And yeah, one of them will be good. Okay. Guys, are you ready? Aspetta, okay. C'è probabilmente la mia. Do I look at the camera?
Maybe just one second in the end. Più serio. O più contento. Ah, più contento. Ah. So make sure you don't use that one. Okay, guys, okay, that was amazing. E comincio con di legua a note. Only. Okay. Parlo anche francese, no. This edition of iItaly TV was brought to you by Colavita Extra Virgin Olive Oil. And Cirio Chopped Tomatoes.